Una lista di giovani e vecchi della politica che dà priorità alle nuove forze e all'esperienza sul territorio. È stata così presentata la nutrita lista del Partito Democratico che correrà le prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del comune dell'Aquila e in appoggio ad Americo Di Benedetto. Bilanciare l'esperienza di questi anni delle persone che sono state in prima linea nella lotta per il diritto alla ricostruzione con l'amministrazione eccellente, quindi alcuni nostri assessori uscenti, consiglieri uscenti, affiancati da candidature di forte rinnovamento. Noi abbiamo diverse candidature sotto i 35 anni, molte sotto i 30. È un momento difficile quello che sta vivendo la città. In particolar modo l'ultimo sciame sismico ci ha ripiombato in un incubo, ma crediamo che questo sia il tempo nel quale raccogliere i frutti dell'impegno che abbiamo investito negli anni alle nostre spalle. Correrà da indipendente nella lista del PD anche Fabio Pelini, già assessore di Rifondazione Comunista nella giunta Cialente. Una scelta in controtendenza che ha sollevato non pochi interrogativi. È il segno di una squadra che ha governato in questi anni e che è abituata a essere al proprio interno solidale e generosa. Abbiamo avuto diversi momenti anche di contrapposizione e di dialettica interna anche forte con Fabio Pelini e con Rifondazione, spesso per esempio sulle tematiche ambientali dello sviluppo al Gran Sasso, ma sempre questioni che sono state poi ricondotte a sintesi nell'interesse del bene della città.